Buongiorno direttore, ben trovato, grazie per essere con noi. Dunque, Buongiorno Marina, eccomi. innanzitutto tracciamo un bilancio di questo weekend che è stato ricchissimo anche di notizie che poi ovviamente sono state da richiamo per agenzie di stampa e per i giornali nazionali, perché ne sono venute fuori di interessanti a partire dallo Ius Scholae, ma non soltanto, insomma. Sì, come io volevo, abbiamo fatto rumore per citare un Tarantino illustre come Diodato. Sì, abbiamo fatto notizia con Tajani che ha rilanciato qui il tema dello Ius Scholae, in qualche modo ridimensionando la pace governativa così trombazzata il giorno precedente da Salvini. Abbiamo fatto notizia quando Alfieri della segreteria del PD ha detto che per loro la candidata a Palazzo Chigi è la Schlein, la loro segretaria, e il Patuanelli dei 5 Stelle ha detto che per loro va bene la Schlein, quindi è successa quest'altra cosa. Certo. E infine segnalo anche, diciamo, il match, la distanza tra Emiliano e De Caro, i quali, fratelli Coltelli, si stanno contendendo un po' il futuro della Regione Puglia. Emiliano sappiamo che è in scadenza e forse cerca un ruolo nazionale, però prima di mollare forse vuole delle garanzie, ma De Caro, pur avendo assicurato che sta tranquillo a Bruxelles, in realtà ha poi detto che prenderà una casa solo per 3 mesi, di 3 mesi in 3 mesi, quindi è pronto per la campagna elettorale. Le cose importanti che, come tu dici giustamente, sono rimbalzate sui giornali, sulle TV nazionali, e questo, diciamo, che è il nostro compito, il compito della piazza, degli affari italiani, di far sì che al sud e a Cilene Sapica succedano le cose. Questo è il mio obiettivo. Obiettivo centrato anche quest'anno, facendo invece un bilancio dei 7 anni di questa kermessa, un episodio, un evento, un aneddoto di questi 7 anni che ti sei portato a casa, direttore, che ricordi ancora magari con piacere? Guarda, io ricordo con grande emozione intanto la partenza, che è stata un po', come tutte le mie cose, un azzardo. Siamo partiti con un piccolo palco in una piccola piazzetta di Ceglie, e poi l'evento è cresciuto, è cresciuto tra le nostre mani. Ma non so, posso ricordare Conte, quando è arrivato Conte Premier. E insomma, vedermelo lì arrivare nella sede del Comune di Celje, il Presidente del Consiglio, per me fu un'emozione fortissima che ancora nel raccontarla mi fa Certo, tremare. immagino. E mentre parliamo, scorrono dietro di noi, per chi guarda su studio100.it o su radiocittadella.it la nostra trasmissione, le immagini appunto della piazza, e guardo con piacere il fatto che ci siano anche tanti ragazzi presenti. Non è per niente scontato, direttore, che ci siano giovani che siano interessati poi a dei temi che vengono tradizionalmente considerati o forse raccontati in questo modo come dei temi lontani dai ragazzi. Evidentemente non è così, oppure tu e tutto il tuo entourage siete anche in grado di catturare quel target lì. Ma io penso sì, un po' dipende da loro, e l'ultimissima generazione mi sembra molto più sensibile che in passato, vedo giovani più motivati. Poi c'è lo stile della piazza che cattura anche i non addetti ai lavori. Già dal luogo, la piazza, quindi è un riferimento antico all'Agorà, ma anche a Certo. il Motice e Santottini, quando si diceva tutti in piazza, la piazza era il luogo proprio dove si scendeva in campo, scendevano in campo i giovani. E poi anche il nostro linguaggio, se pensi il titolo di questa edizione era condensato in 3 consonanti, era Emo, Certo, che ma proprio è diventato un tormentone, anche perché ho usato poi il sottofondo della canzone di Peppino Di Capri, Emo Emo, che risuonava in piazza e svegliava tutti al nuovo ospite. E poi le mie interviste, che sono fatte sullo sgabello, se sarà notato che gli altri hanno la poltrona, io lo sgabello,
che ho ripreso da Maurizio Costanzo Show, ma soprattutto da Bontalloro, il primo Costanzo, che si muoveva con lo sgabello e girava intorno all'ospite. Era un modo per aggirare le sue difese e farlo parlare, quasi come fosse un confessionale. Costanzo parlava all'orecchio. Ecco, io amo dire: parli onorevole, dica, tanto siamo tra noi. Non avete forse sentito dire queste cose? Sì. Ecco, questo è un modo per aggirare le loro difese, i loro sproloqui, a volte vaniloqui, e per portare a casa delle cose reali che i giovani ovviamente percepiscono. Quindi è un modo di raccontare la politica diverso dai soliti talk show chiusi in se stessi e fatti per addetti ai lavori autoreferenziali. Tornando proprio alla politica e a come si sta anche ridisegnando in Italia e in Europa, e poi anche alla luce purtroppo delle guerre che vediamo, direi, nel mondo, che autunno sarà questo? Per noi in Italia in particolare, secondo te, direttore? Ma sarà un autunno, da quello che è emerso dalla piazza, di grande incertezza, sia a livello governativo, perché i tre partiti, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, sono tutt'altro che solidali tra di loro. Mi pare che sia partita una gara di marketing politico dove c'è una Meloni che difende il territorio come un gatto felino e gli altri due che vogliono spazi perché devono recuperare voti. E quindi lì mi aspetto turbolenze, non certo unità. C'è una finanziaria da approvare, non ci sono denari, dobbiamo rispettare il nuovo patto di stabilità che arriva dall'Europa, che ci impone degli standard piuttosto pesanti. C'è un'Europa che deve ancora ricostituirsi nella sua governance e ci vogliono mesi, settimane, questa von der Leyen, ancora siamo fermi alla definizione delle poltrone. E cosa sarà di questa Europa? Anche lì, il Green Deal, che insomma si preannuncia terrificante, no? Niente più auto come quelle che abbiamo, quindi tutti sull'auto elettrica piuttosto che le case da rinnovare, tutte questioni che vanno riviste perché non sono sostenibili. Dovrebbe essere un'Europa sostenibile, ma crea degli obiettivi non sostenibili. E poi parliamo del mondo, le guerre che non mostrano di smettere, non vedo ancora via d'uscita. Io provocatoriamente continuavo a chiedere ai nostri politici: ma visto che Trump ha detto che in 5 minuti fa smettere la guerra, forse dovremmo augurarci che arrivi Trump. Abbiamo ovviamente grandi riserve su Trump politico, su Trump istituzionali, queste riserve, però per me la fine della guerra è prioritaria. Se davvero Trump si impegnasse su questo, io, turandomi il naso, voterei Trump. Perché, direttore, diciamo, a Taranto l'hanno fatto perché qualcuno aveva detto che in 5 minuti chiudeva l'Ilva e poi non è successo. In campagna elettorale si dicono tante cose. No, vabbè, certo, sì, l'Ilva è un problema diverso e sappiamo che c'erano delle resistenze forti di tipo sociale, di tipo economico, anche giustificate dalla mancanza di alternative percorribili, quindi è diverso il problema. Altro è un presidente degli Stati Uniti che assume degli impegni solenni nell'atto del voto, cioè non puoi scherzare. Vedremo. In America, se dici le bugie, ti fanno fuori subito, ricordiamoci Clinton. Vedremo che accadrà. Allora, intanto io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi questa mattina ti invito ufficialmente ad essere qui con noi anche di persona appena potrai, avrai il tempo per essere ospite degli studi di Studio 100. Intanto grazie davvero per essere stato con noi, ad Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it.